secondo giorno di Fosk Fest, siamo qui con i Lukins che hanno suonato ieri. Lukins, chiedo scusa. Tagliamo. Band che ormai ha qualche annetto in realtà, quindi al di là di recenti acquisti. Quindi partiamo da qualche cenno sulla band. Per esempio, perché chiamarvi Lukin? Questa è la so. Allora, fondamentalmente il nome nasce dalla carta. Urla! Devi urlare! Fondamentalmente il nome nasce dalla carta dei tarocchi numero 15, quella del diavolo. Stai mormorando. E di voler, diciamo, coniugare un po' l'anima metallara della banda con l'idea forte di tutto invece. Crediamo che sia molto la carta riassuntiva del nostro modo di essere, di pensare. Ok. Voi rivisitate in chiave metal pezzi tradizionali occitani in pratica e franco-provenzali. L'arco alpino occidentale. Esatto. Melodie per ghironda, organetto e flauto in pratica si uniscono alla potenza del black, del death, del thrash, insomma del metal un po' più pestato, diciamo. Come mai questa scelta, che tra l'altro mi sembra un po' di tendenza ultimamente, nel senso che anche i Maledicia seguono più o meno lo stesso filone, cioè in un altro modo, ma l'idea è la stessa. Quindi che noi nasciamo qualche annetto fa e quindi la tendenza un po' va a far culo. Ok, certo. Ma al di là di quello... Nel senso che se ne vedono di più di una volta, così. Sì, sì, ci piace pensare di aver battuto un po' la vita, non è vero, sto scherzando. E considera che noi non ragioniamo sullo stile da applicare, semplicemente abbiamo tutti un background musicale, veniamo tutti da scene abbastanza estreme, anzi parecchie estreme, e ognuno di noi militava precedentemente in formazioni thrash, death, black e semplicemente post hardcore, assolutamente non trascuriamo l'hardcore Torino, che è una matrice comune a tutti quanti. E detto ciò, quelle che erano le nostre vecchie esperienze confluiscono nello stile, non è nulla di studiato a tavolino. Tieni conto che al di là di quello che può sembrare una tendenza, la cultura occitana comunque per noi è importante, che tanti gruppi suonino questo genere, usino questo repertorio, perché il repertorio tradizionale lo consideriamo qualcosa di nostro, qualcosa che è bello che tutti cantino e che cantino questo modo qua, mischiando e bastardi. Bene. Anzi, è stato molto bello condividere un pezzo. Si chiamano silenziatori quei cosi di ferro che hanno dietro. I BB Kill. Ripetere, grazie. Abbiamo fatto calandimi da Frank. Chiaramente noi in un modo e loro in un altro. Però, appunto. Alla fine risultano quasi due canzoni completamente diverse. Sì, ma... Cioè, non siamo qui a vedere chi ce l'ha più lungo, diciamo, quindi cioè. Ma se vuoi però lo tiriamo fuori, No, dai, grazie, la prossima volta magari. Il pezzo tradizionale sono talmente tante che lo si può stravolgere completamente. Ma senza stravolgerlo nell'essenza. Nell'essenza, bravo, ecco. Grazie. Come sei colto come? Sono coltivato. Anche cucinato. Quello ieri. A questo punto parliamo un attimo della vostra storia, diciamo, discografica, perché avete inciso un EP nel 2008 e un full length, che sarebbe Rondò della Forca, nel 2010. Dove si possono trovare? Perché mi risulta che non abbiate un'etichetta, sbaglio? No, oggi lo puoi trovare a parte ai concerti, hype, ovviamente. Siamo quasi completamente autoprodotti, nel senso che si collabora moltissimo con le realtà locali. Forse Emo potrebbe dirti qualcosa. Lui è il nostro marchettaro, diciamo. La nostra tendenza dalla musica al, diciamo, anche il modo di gestire, di intendere un'etichetta è molto sentito in sé. Se poi te lo fai da solo, sbattendoti, facendo fare qualcosa. Quindi tutte le cose sono principalmente le trovi via internet, mandandoci un'email. Adesso ci stiamo invece un po' di più specializzando anche da quel punto di vista lì, appunto anche con la collaborazione con il buon Emiliano, la
comunque sono delle realtà, anche loro, underground, torinesi, e che in qualche modo comunque ci stanno dando una mano a venire fuori sempre di più, anche a livello di produzione. Dopodiché la ricerca di prosegue la ricerca di un'etichetta e vedremo. Speriamo. Avete capito? Prosegue la ricerca. Prosegue la ricerca e mandala, poi fallo con un bel riverbero. Va bene. Il nostro problema è che siamo. Ci piace pensare che siamo abbastanza fuori dagli schemi. E ci piace pensare che il fatto che nessuno ci si inculi attualmente sia proprio per questo, però insomma diciamo che l'etichetta fino adesso non ne abbiamo sentito la mancanza, però mi pare. Siamo riusciti comunque a lavorare bene, a farci siamo riusciti a lavorare bene. Poi adesso è uscita la ristampa della prima demo con più un inedito anche in vinilisco, che è frutto comunque di una collaborazione tra diverse etichette, diverse realtà, tutte quante di montagna, locali, francesi e piemontesi, e tutte quante sulla coproduzione e sullo stile do it yourself, che per quanto per noi sia anche una necessità, perché vabbè, c'è la ricerca di un'etichetta, qualcosa di particolare, anche un vanto, qualcosa che facciamo in maniera del tutto spontanea, che ci viene naturale. Prima il discorso è produciamo i nostri lavori, facciamo uscire e vediamo quello che cerchiamo di fare, quello che vogliamo, e poi il resto bene. Visto che sono passati ormai 3 anni praticamente dal vostro ultimo album, prossimi lavori in programma, componete ancora, cosa fate? Sempre questa domandaccia, questa tocca. Stiamo arrivando. Okay. Siamo in stesura di... In stendimento, in stendazione. Ieri abbiamo presentato pure 2 pezzi. Abbiamo già presentato 2 canzoni nuove. Ieri. Spero sia piaciuto, sì. Sembrava di sì, visto che c'erano Circle Beats. Mamma mia, per i momenti. Quelli d'occa. E comunque stiamo procedendo alla stesura di nuovi brani, molto, molto interessanti, forse leggermente diversi da quelli già registrati, perché sono molto più maturi, sempre di... Buono, siamo dei figoni, siamo belli, anzi... Più maturi, che altro, no? Più lavorati. Questi 2 brani ci sono 2 nuovi musicisti. Bene, visto che siamo qui al FOSC, che è una delle poche forse realtà di questo genere così grandi e che funzionano in Italia, vi chiedo una domanda, cioè secondo voi la scena underground italiana di questo genere, quindi più orientata diciamo al folk o a quello, chiamiamolo folk, insomma quello che si fa in questo genere di eventi, è all'altezza del resto dell'Europa o siamo indietro come al solito? Diciamo? Questo risponde Furio, credo. Sì, diplomatico. Nel senso che alla fine sono tutte abbastanza parere del cazzo, perché se ci pensi noi siamo molto più vicini a una scena folk metal, appunto perché facciamo musica prevalentemente nella parte occidentale francese rispetto a quella italiana. Ci sono dei gruppi tipo gli stile folk e gli Antaoma che hanno aperto una scena da quel punto di vista, che però anche lì a livello europeo non è molto importante. Quindi semplicemente uscire un attimo dall'ottica delle scene locali e cercare di espandere il più possibile. Se la prendiamo in maniera un po' più standard, diciamo, un po' più classica, la scena italiana non ha nulla da invidiare, rimane valissimo quello che dice Furio. Credo che tutti noi la pensiamo in questo modo, bisogna un po' uscire dagli schemi. Se rimani un attimo nello schema, e quindi se parli di folk metal, come giusto che sia, perché comunque alla fine se uno viene a un festival folk metal vuole ascoltare il folk metal, penso che comunque ci sono delle realtà per le quali l'Italia può non sfigurare. Tradizionalmente parlando questo genere si è imposto in Nord Europa e quindi è storicamente più facile che trovi una qualità maggiore, soprattutto una varietà maggiore in Nord Europa, però l'Italia se la cava bene, ci sono gruppi
come Ostrigotland o come Furor Gallico, per citare. No, no, i Folkestone non li considero neanche, perché li considero già un livello europeo, già stiamo parlando di scena underground, corretto. I Folkestone io non mi viene da considerarli underground. E sto guardando io e non sto guardando in camera, scusa. Non mi viene da considerarli underground, quindi diciamo che dicevo Furor Gallico, Gotland, piuttosto che Ulvedar, piuttosto che... Esatto, la gente che suona qui, la gente che ha suonato qui negli scorsi anni, in realtà veramente, veramente valide. Forse soffrono... Esatto, i Maledetti, cioè, soffrono... Tutte queste band soffrono del male di cui soffrono le band metal italiane, semplicemente in genere il metal in Italia non è così... scusate, non trovo le parole. Diciamo che ci sono molti più affezionati in Germania che in Italia. Ok, che bene. A rompere i coglioni? No, scusa. Dille tu queste cose. La cosa che in realtà bisogna fare, riconoscere anche i Maledetti, il fatto che comunque anche loro è in pronti a un discorso di tipo decisamente tradizionale, cosa che in Italia purtroppo non è che fanno molti, perché si usa un richiamo alla musica di stampo metal folk tedesco, appunto, ed europeo, però con testi in italiano, che francamente, cioè, abbiamo un patrimonio talmente vasto di canzoni anche tradizionali che si dovrebbero assolutamente recuperare. Senza nulla togliere, nel senso che noi ascoltiamo, cioè ci piace ascoltare comunque il folk metal dell'area, per dire, più lombardo. Ma appunto, stavo chiarendo, mamma santa. Poi guarda che la stampa è il nemico, poi ti mette in bocca cose che non hai detto, prendo gli stracci. Sì, taglio copio in collo, mi piace il cazzo. Ci mettere contro i Maledetti. Esattamente. Noi parliamo di comunicati. Esatto. No, i Furor Gallico, ci vogliamo bene, per dire, una band di amici. Va bene, vi faccio l'ultimo. Era Istanbul delle cosa? Non lo so. 40, sì. Vabbè, vi faccio l'ultima domanda sui cambi di formazione, visto che sui cambi, giusto, cambi di formazione. Ah, scusa. No, non cambi di formazione. No, no, non vi insegna, no, non insegniamo Geova da queste parti. Comunque, visto che avete visto che vi siete presi due membri dagli Endervid che hanno suonato qui l'anno scorso, uno è lui, Dennis. E l'altro evidentemente ha una cugina che non vuole, presentare, maledetto. Esatto, visto che manca qui. E con la cugina. Cugina. No. Vabbè, non c'è cosa più divina, ma... Che è la cugina. No. Tu sai che è una cosa molto sospetta questa. Esatto. Ragazzi, qua ci avevamo quasi fatto. Prima c'è debole. Stiamo cercando evidentemente di far entrare i ragazzi che sono rimasti senza biglietto. Non voleva essere nessuna campagna acquisti per fare. Beh, ok, chiaramente, però non era per sapere che visto che dagli... Io non so neanche dove cazzo sono, sicuro, però il loro ingresso ha dato una svolta incredibile alla band, che erano decisamente stanchi, ci hanno portato proprio... questa. Il loro ingresso ha dato un altro colore ai pezzi. Poeta. Siamo passati dal nero infernale al nero infernale. È proprio una cosa, una sfumatura. Esatto. Cambia l'accento. Dal nero infernale. L'ho fatto. Non c'era bisogno di fare la diapositiva nella foto. Va bene, niente, quindi a questo punto le domande sono finite, c'è l'ultima, che in realtà non è mai una domanda, perché nelle mie interviste, Dennis lo sa bene, c'è la sesta domanda, che è quella libera, cioè io vi lascio dire quello che volete, ringraziare chi volete, fate quello, prego. Vale anche spogliarsi? Non vale. All'ultima è andata così, però la posso. Sì, ma questa è un'intervista seria, quindi vediamo. Seria. Ah, beh, se lo dici tu, cioè. Lancia l'argomento. Allora, io mi presento sulla storia dell'Europa contemporanea. Allora, niente. Cosa facciamo? Ringraziamo tutti quelli che sono venuti a vederci, ovviamente. È stata un'accoglienza. Sì, belli, Circle Pit sono stati bellissimi, ragazzi. È stata un'accoglienza veramente fantastica. Presi bene caldi caldi. Sì, sì. Cioè, contando che molti non ci conoscevano, qua abbiamo avuto una opportunità molto, molto importante. E niente, speriamo di tornare. E io sono d'accordo col mister, lui che fa la formazione.
sì, 4-4-2. Sì, ma è... con un trequartista. Con un trequartista. Dai, è Cosper. Bella, grazie. Bene. Ciao. Ciao. Bella.